Gina, senti un po', chi è questo qui? Ciao, bro. Ora ci penso io a lui. Vai, Giorgia, scendi. Giorgia, vieni qui, vieni qui. Ehi, lo zaino chi lo porta a casa? Sì, babbo, tanto sei grande. Giorgia, prendi lo zaino, dai! No, babbo! Sono felice, sono contenta, la la la. Ehi, signorina, raccogli il grembiule. Tieni. Senti, sono felice e sono contenta. Si va a fare merenda? No, babbo, non c'ho fame. Ora voglio andare su a giocare. Vuole andare su a giocare? Ma se quando torna da scuola dice che c'ha sempre fame. Qui c'è qualcosa che mi puzza. Ragazzi, ora vi racconto cosa mi è successo. Oggi mi sono fidanzata. Sì, avete capito bene, un fidanzato nuovo. È molto bello. Poi c'ha i capelli lunghi e ogni tanto si fa la codina. Poi c'ha 7 anni come me e ama tanto andare a cavallo come me. Ragazzi, che bella giornata oggi. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ma la cosa più bella ancora non ve l'ho detta, che oggi l'ho invitato a casa mia così ve lo posso far vedere. Direi di andare a controllare la Giorgina, perché sento troppo silenzio. E lo sapete anche voi che quando c'è troppo silenzio vuol dire che sta combinando qualcosa. Ragazzi, non sento nulla, cioè sento qualcosa, ma parla pianissimo, sta sbisbigliando, ma non capisco. Però c'è un problema, come faccio a dirlo al babbo che viene il mio fidanzato a casa? Lo conoscete lui, è troppo geloso. Non sento niente, non sento niente. Dove vado? Avete sentito, ragazzi? C'è qualcuno dietro la porta. Non c'è nessuno, sarà stata un'impressione mia. Ecco ragazzi, è arrivata l'ora di dirglielo al babbo, perché sta per arrivare. Però è meglio che gli dico che è un mio amico. Sì sì, perché sennò si arrabbia. Babbo, 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 babbo! Sono qua, Giorgia. Dimmi, che c'è? Oggi mi vengono a trovare. Ah sì? E chi viene? Un amico, cioè no, un'amica. No, un amico, no, che era? Giorgia, mi sta venendo. Mi sta venendo il mal di testa. Viene un amico o un'amica? No, non ho capito. Un amico, cioè un'amica. No, è un amico, sì, è un amico. Oh! E che cosa viene a fare un amico qui in casa nostra? Mi viene a aiutare a fare i compiti. Ma ho capito, poteva venire un'amica? No, babbo, perché erano tutte impegnate e lui è il più bravo. Questo lo dirò io se lui è più bravo. Ok, Giorgia, allora quando arrivo poi me lo presenti, va bene? Ok. Allora vediamo questo è fatto. Ah, hanno suonato. Giorgia, hanno suonato. Sì, babbo, di sicuro Martina arriva. È arrivato il suo amico. Ora voglio vedere proprio questo qui com'è fatto. Giorgina, senti un po', chi è questo qui? Chi è questo qui? Chi è questo qui? Il mio amico. Ah, ok, e che fai, non me lo presenti? Sì, lui si chiama Mattia. Ah, ciao Mattia. Ciao, bro. Ma come parla questo? E sentite, adesso che fate? Andiamo a fare i compiti, no? Bro, andiamo a fare i compiti, non ti preoccupare. Questi due non me la raccontano, li devo tenere d'occhio, ora vado a spiare. Mattia, che mi dai una mano a fare i compiti di matematica? Sì, Giorgia, non ti preoccupare, ti aiuto io, sono bravo in matematica. Mattia, mi aiuta a fare 3 più 5? 8? Ok. 2 per 3? 6. 10 meno 6? 4. E anche bravo a fare matematica. Mm,
Quello lì sta troppo vicino alla Giorgia, li devo dividere. Sentite voi due, perché non smettiamo di fare i compiti? Anche perché troppo studio fa male alla testa. Che dite se andiamo a fare merenda? Sì bro, che bella idea. Comunque, questo parla un po' strano, Mattia, ti posso dire una cosa? Sì, che cosa? Che a me piacciono tanto i plum cake. Ne vuoi uno anche te? Sì, va bene. Allora Mattia, ti piacciono? Sì Giorgia, sono veramente buoni questi plum cake. Lo sai Giorgia che io vado a cavallo, il suo nome è Rebecca. Ah sì? Ma fai anche le gare? Sì, faccio anche le gare e ne ho vinte 4. Wow, ma sei un campione. Ma te sei mai caduto dal cavallo? Sì, tante volte. Ma perché Giorgia ha quella faccia strana? È meglio che intervengo io. Ma te di solito... Oh ragazzi, basta fare merenda. Perché fare troppo merenda poi fa male il pancino. Te scusami, Mattia, non dovevi andare via? No bro, mi vengono a prendere tra un'ora. Mannaggia, deve rimanere qui ancora un'ora. Io e Mattia andiamo a giocare in salotto. Ora ti prendo Giorgia. Mattia, time out, ti prego. E invece di correre, ci guardiamo un bel film, almeno ci riposiamo? Sì, Giorgia, guardiamo un film. Giorgia, ti sta suonando il cellulare in camera, perché non lo vai a prendere? Babbo, ma io non l'ho sentito. Non l'hai sentito perché c'è la suoneria bassa. E tu, babbo, come hai fatto a sentirlo se c'è la suoneria bassa? Perché sento gli ultrasuoni, quindi vai a prendere il cellulare, corri! Sì, babbo, vado! Su, veloce, su! Ti tengo d'occhio a te, Comunque ragazzi, com'è che si chiamava? Mattia, secondo me non è il suo amico bravo in matematica, secondo me è il suo fidanzato. Siccome mancano ancora 30 minuti, devo trovare un modo per non farli avvicinare troppo, perché come sapete io sono molto geloso. Ragazzi, ho avuto un'idea per mantenerli lontani, però vi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto. Giorgina, Mattia, venite un attimo qui con me che vi voglio suggerire un bellissimo gioco. Che ne dite se giochiamo tutti insieme a nascondino? Wow, babbo, sì, che bello! Grande, bro, che idea! Conto io! Allora, Mattia, essendo che lei conta, noi ci nascondiamo, va bene? Ma io vado di qua, tu dove vai? Di là. Vai! 1, 2, 3, 4, 5... Dove mi metto? Dove mi nascondo? Forse qui non è buono, mi scoprirà di sicuro. Forse è meglio che trovo un altro posto. Ma dove sta andando? Ora ci penso io a lui. Forse è meglio che mi metta qui dentro. Qui non mi scopriranno mai. Ah, perfetto, da qui non uscirà mai. Perfetto, adesso mi devo nascondere anch'io. Dove mi metto? Mi metto qui. Penso che qui non mi troverà mai. 48, 49, 50. Pronti o no? Adesso arriverò. Sono sotto il tavolo? No, non ci sono. Perché sennò si vedrebbe subito. Dietro la tenda? No, vediamo in quest'altra. Forse ho visto qualcuno lì. Ehi, ma lì c'è il sederino del babbo. Sì, uno l'ho beccato. Tana per babbo. Che? No, mi hai scoperto. Sì. Oh. Ma sono stato il primo? Sì, babbo. Ah, quindi ti manca ancora Mattia? Sì. Ok, allora vada a cercare, vai. Ok. Quanto ci impiega Giorgia a trovarmi? Che succede?
succede qui? Non si apre la porta. Ma che mi hanno chiuso qui dentro? Vabbè, prima o poi mi apriranno. Oh, ma l'ho cercato dappertutto, Mattia, e ancora non l'ho trovato. Ma dove si sarà nascosto? Mattia, Mattia, dove ti sei nascosto? Allora, Giorgia, l'hai trovato Mattia? No, babbo, inizio anche ad essere preoccupata. Ma che preoccupata, Giorgia? Che si è nascosto benissimo, è il suo gioco, cioè il gioco consiste che bisogna nascondersi e non farsi trovare. E mi sa che lui è molto bravo. Ah, Giorgia, hanno suonato, di sicuro sono arrivati i genitori di Mattia. Che fai, vai ad aprire tu? Sì, papà, vado. Mattia, ma eri qui? Sì, ero qui, è da tanto che aspettavo. Mattia, sono arrivati i tuoi genitori. Ma dov'eri che non ti trovavo? Giorgia, ero nella... No, andiamo, su, andiamo Mattia, che ci sono i tuoi genitori che ti stanno aspettando fuori, e fuori ovviamente piove, mica li vuoi far bagnare, no? E dai, ci vediamo la prossima volta, ciao Mattia, ciao! Ma babbo, c'entri per caso te che Mattia non lo trovavo, eh? Io? No, perché... Secondo me invece sei stato proprio tu! È andata via. Ragazzi, il mio piano ha funzionato. Ce l'ho fatta, sì! Secondo me c'è stato lo zampino del babbo, perché non sono riuscita nemmeno un secondo a stare con lui in pace da sola. Comunque, ma non è carino. Magari lo posso invitare di nuovo, però, quando non c'è il babbo. E forse riuscirò anche a dargli un bacetto. E anche oggi abbiamo terminato un altro video. Se vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli aggiornamenti. E io, come sempre, vi saluto con un grande wow! Ciao, alla prossima!